Benvenuti a Terra Madre. Beh, siamo qui col pane, quindi Matteo Marzo, panificatore, pasticcere, quindi panificio, pasticceria, caffetteria Marzo, riconfermato maestro del gusto, quindi complimenti veramente per il tuo lavoro. Una domanda che stiamo ponendo a tutti i tuoi colleghi: quali vantaggi ti ha portato come artigiano, come imprenditore, come azienda a far parte della rete Maestro del Gusto? Ma allora, grazie a tutti. Sì, diciamo che la rete Maestri del Gusto è molto molto consolidata e ha dato una mano, diciamo, a far uscire tutte quelle idee che nell'arco del tempo c'erano in testa, c'erano nelle opportunità del territorio e una bella vetrina anche sul mondo, diciamo, al di fuori di quello che potrebbe essere la Val di Susa. Facendo pane di qualità ha dato comunque la possibilità di avere delle ottime sinergie fuori da tutto questo che è il concetto della valle, quindi un ottimo spunto. Ecco, Valle di Susa, il tuo territorio di riferimento. Vabbè, la Valle di Susa ospita, li abbiamo intervistati anche nei giorni scorsi, birrifici, altri panifici, comunque eccellenza. Ma come sta reagendo la Valle di Susa, il tuo territorio, al tuo lavoro di ricerca? Molto molto bene. Il lavoro di ricerca è nato circa una quindicina di anni fa, attraverso delle sinergie già con dei mulini della valle del Canavese anche, e adesso che comunque le aziende sono aumentate a livello anche di produzione, soprattutto agricola, cioè abbiamo un mulino che sta facendo un ottimo lavoro, i clienti sono sempre più soddisfatti, abbiamo comunque sempre più voglia di fare questo benessere per tutti, sia per il territorio che per la nutrizione, per tutto quanto. È proprio una bella spinta emotiva, sì. Ti ringrazio, complimenti ancora e buona Terra Madre. Grazie mille, grazie a tutti voi.